Uè ragazzi e bentornati! Oggi vedremo Johnny Lupo di Mare. Johnny Lupo di Mare si presenta con l'onda d'urto, il destro e mancino e il grido di guerra. Il suo vantaggio standard, invece, aumenta i danni da onda d'urto del 55%, mentre il suo vantaggio comandante aumenta i danni da onda d'urto del 55%, inoltre l'onda d'urto si attiva un'altra volta subito dopo essere stata usata, ed è disponibile nel negozio di Salva al Mondo al costo di 2800 di oro. Allora ragazzi, questo eroe vede introdotta una nuova meccanica. Questa nuova meccanica è del tutto automatica, ciò significa che voi non dovrete andare a interagire ogni volta col vostro personaggio per effettuare la seconda onda d'urto, in quanto funzionerà subito dopo la prima e in modalità soprattutto del tutto automatica, quindi sarà il gioco in sé che ci farà usare la seconda onda d'urto. Ecco, in questo caso noi sappiamo che utilizzando l'onda d'urto al primo impatto respingeremo tutti gli zombie davanti a noi, o almeno tutti gli zombie circostanti a noi verranno respinti, quindi la seconda onda d'urto, per forza di cose, non riuscirà mai a colpire tutti gli zombie che riusciva a colpire prima, no? Comunque, eroe nuovo e abilità, diciamo, nuova, ma la cosa interessante è appunto la nuova meccanica. Certo, questa meccanica utilizzata su questa abilità, diciamo che non è il massimo, nel senso che, ovviamente, io non sono uno che predilige la build dell'onda d'urto. Non so quanti di voi, ma io non mi sono mai sognato di entrare in missione con una build appunto su di essa. Ecco, probabilmente se decidessi di farlo, utilizzerei l'abilità spammabile. Perché in questo caso, comunque, con questa abilità non riusciremo a danneggiare uno smasher tante volte, piuttosto che gli occhi belli, i taker e tutti gli zombie che ci pushano, i pistoleri, le streghe che lanciano da lontano. Insomma, tutti voi sapete che utilizzare l'onda d'urto è molto molto limitato. Limitato dallo scontro a distanza molto ravvicinata. In questo caso, in cosa mi sono divertito? Mi sono divertito a utilizzarla contro gli abbietti cromati. Infatti nelle missioni, tutti voi sapete che gli abbietti cromati inseguono voi piuttosto che l'obiettivo, perché l'abbiamo già visto in un altro video. Comunque, con questa abilità riuscirete a buttarli giù e a stordirli quel poco di tempo per prendere fiato, no? Ecco, è molto divertente vederli tutti rimbalzare, tutti prendere una direzione diversa l'uno dall'altro, ma in sostanza comunque è un'abilità su cui potete passare oltre, sinceramente. Ecco, non mi stupirei se qualcuno di voi lo mettesse direttamente nel registro raccolta. Allora, parliamo un attimo della build. In sostanza, raga, sapete che non è una mia passione entrare con appunto la build dell'onda d'urto. In questo caso, quale build ho utilizzato? Allora, Johnny Lupo di Mare come primario, con il vantaggio squadra, ovviamente, di buone feste. Poi ho messo una perk di corazza, semplicemente perché c'erano le pozze acide nelle missioni in cui comunque la stavo provando. Impatto potente, quindi incrementiamo il raggio di onda d'urto del 37,5%. Ingresso uovo esplosivo, quindi il maggior danno lo otterremo appunto dalle uova di Pasqua. L'onda d'urto rilascia 3 bombe d'uovo, ciascuna delle quali arrecano 54 danni base ai nemici nelle vicinanze. Poi abbiamo l'effetto Doppler, riduce il recupero di onda d'urto del 24%. E poi abbiamo il mago dell'evasione. Usare onda d'urto aumenta la velocità di movimento del 40% per 8 secondi. Poi raga, ovviamente potete personalizzare la build come volete, potete mettere per incrementare i danni Wafer al posto del mago dell'evasione, potete diminuire il costo energetico dell'onda d'urto stessa, potete mettere addirittura la terza onda d'urto, in quale caso? Nel caso in cui vi rompano lo scudo, e utilizzarla anche un'altra volta, diciamo prima che la cooldown recuperi l'abilità in sé. E ovviamente sperimentare questo eroe con molte più build. Io ragazzi non ho più nient'altro da dirvi su di esso. Vi ricordo che anche oggi stesso è uscito anche lo schioppo nel negozio di Salva al Mondo. L'hanno messo nel negozio oggetti, per intenderci quello a sinistra. Quindi ok, potremo aspettare fino alla fine della stagione per comprarlo. Però il mio consiglio è: comprate sempre tutto il prima possibile, non si sa mai. Io ragazzi vi ringrazio di aver guardato fino a qui il video, se comprerete questo eroe oppure se lo utilizzerete. Io vi ringrazio della visione, vi ricordo solo di lasciare un bel pollicione in su, di attivare la campanella e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E per oggi è tutto, noi ci vediamo col prossimo episodio. Bella bella!